Macron ha posto un tema che è già sul tavolo. Io ho detto che è meno ipocrita di tanti altri leader quando pone il tema dell'invio delle truppe. Oggi in Ucraina mancano i combattenti, mancano gli uomini che combattono. Tant'è che lo stesso Zelensky si sta ponendo il problema di un piano straordinario di reclutamento anche di tutti i cittadini ucraini che sono all'estero. Ma guardate che è tutto dannatamente, maledettamente logico. Se tu accetti una strategia militare e la logica dell'escalation, tu devi essere pronto a fare un ulteriore step. Siamo partiti dalle armi anticarro, poi abbiamo inviato anche i blindati, i carri armati, poi occorrono gli aerei, occorrono i missili, ma i missili a corta gittata, a media, adesso siamo a missili a lunghissima gittata, e se non è sufficiente ti mancano gli uomini, che fai? Se hai accettato solo questa strategia, se l'unica tua modalità per affrontare questo conflitto, se hai scommesso sulla vittoria militare sulla Russia e devi mandare anche gli uomini, si arriverà a questo. Ovviamente Macron è fermo e solido nel ruolo di Presidente della Repubblica e evidentemente gli altri leader invece vivono con molta più inquietudine questo appuntamento elettorale, e allora non era forse, immagino, che tutti quanti sono preoccupati e spaventati di questa sua dichiarazione, perché c'è la campagna elettorale europea, quindi può avere ripercussioni adesso, ma una volta che l'8 e il 9 giugno si voterà, vedrete che un attimo dopo la questione sarà anche dell'invio delle truppe. Non abbiamo altra strategia, non è stata costruita una strategia alternativa. L'obiettivo era, vi ricordate, isolare Putin. E in realtà poi ci siamo accorti che forse questa strategia, se la vuoi perseguire, devi essere anche abile a perseguirla. Perché allora non puoi tenere la Cina fuori dal tuo fronte. Se vuoi isolare Putin non puoi avere solo le forze della NATO e pochi paesi amici, poi di là gli lasci a Putin, gli lasci Xi Jinping, gli lasci Modi, gli lasci la Cina, gli lasci l'India, gli lasci il resto del mondo. E se andiamo a vedere questo isolamento cosa ha comportato, ha comportato che sono cresciuti i paesi BRICS. Abbiamo comportato che nel resto del mondo c'è il primato economico, il primato della popolazione. Questo isolamento non ha funzionato.